Matteo Salvini accusato da diversi parlamentari per il suo ruolo come ministro dei trasporti. E oggi siamo qui per andare a vedere la risposta esemplare di Matteo Salvini. Ma prima di iniziare, io mi presento, sono Massimo Salvati e vi do il benvenuto su Speedy News. Inoltre, se volete supportare il canale, io vi ricordo che è possibile iscriversi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace e un commentino alla fine del video per farmi sapere cosa ne pensate. Inoltre, se volete supportarmi ulteriormente, vi invito anche ad abbonarvi. Detto ciò, iniziamo subito con il video. Vedere un ministro che usa il 99% del suo tempo a fermare gli scioperi e l'1% a non farli accadere. Fanno errori su errori, creano danni al paese e pensano poi di precettare gli scioperi. Insomma, loro cercano di chiudere il dissenso così. Non hanno capito che quando la gente soffre, quando il paese sta male, tutte queste leggi che fanno loro per reprimere la verità e il malessere non funzionano. Bisognerebbe precettare lui, l'ho già detto, lo ridico, magari perché si occupasse di garantire agli italiani e alle italiane, in particolare ai pendolari, lavoratori, lavoratrici, chi si sposta con i mezzi pubblici perché è obbligato a farlo, lui evidentemente non lo fa da troppo tempo. Non c'è dubbio che Salvini abbia il pallino dell'attacco al diritto di sciopero ai sindacati, anche questo non è una novità, ripeto, se si occupasse di garantire che i trasporti funzionino sempre per tutti e tutte, secondo me farebbe un bel servizio al paese. Salvini, che è uno contro tutti, mi sembra di vedere che sia questa trasmissione stasera invece che. Ma guarda, io ti ringrazio perché dai voce a tutti, eh? Dai voce a tutti, anche a chi passa il tempo a insultarmi, ad attaccarmi, e ci sta. Io non mi offendo, ho le spalle larghe, mi ritengo fortunato. Mi spiace che domani ci vadano di mezzo, non Salvini. Io domani sono in ufficio come tutti gli altri giorni. Però domani lasceranno a piedi milioni di italiani. Chi aveva una visita medica magari prenotata da 6 mesi, chi aveva un appuntamento di lavoro importante, chi doveva andare a trovare un parente malato o disabile in un'altra città, chi aveva un esame all'universitario, delle mamme, dei papà, dei nonni, che domani volevano semplicemente lavorare, viaggiare, muoversi. Ecco, io avevo chiesto ai sindacalisti che hanno fatto dall'inizio di questo governo quasi 1.000 scioperi, più di uno sciopero al giorno. Io ho detto scioperate, per carità di Dio, però per 4 ore. Non potete il penultimo venerdì prima del Natale, il giorno di Santa Lucia, il giorno che per tanti italiani, tanti commercianti è importante, bloccare l'Italia per altre 24 ore. Un tribunale mi ha detto che devo farmi gli affari miei e fanno bene a scioperare, peraltro. C'è un altro tribunale a Palermo che ha chiesto per me 6 anni di galera Poi ne parliamo. perché ho bloccato gli sbarchi dei clandestini. Secondo me questa gente fa male all'Italia. Io sto lavorando per aumentare gli stipendi di chi lavora nei trasporti e per assumere personale che porti sicurezza sui mezzi pubblici e sui treni. Però gente che fa sciopero tutti i giorni fa il danno dell'Italia e degli italiani. L'Italia non si merita. Vabbè, la gente sciopera anche perché è un po' portata a farlo, cioè non per tanto per quello che effettivamente è la situazione dei trasporti, ma per vari motivi, anche un po' ci si mette in mezzo la politica, la sinistra che fomenta, Landini che chiama alla rivolta sociale, i vari sindacati ovviamente che sono belli schierati, come sappiamo, quindi diciamo che Salvini è un po' colui che ci va in mezzo. Perché è ministro dei trasporti, se la prendono con lui, anche magari per l'ultima legge, insomma, sul codice della strada, che è abbastanza assurda, non assurda, lo vedremo magari una prossima volta in un altro video. Però non era questo il tema. Io ovviamente penso che tutti questi scioperi contro Salvini siano anche legati a, cioè più che scioperi contro il servizio, siano scioperi contro il governo, e quello si sa, perché purtroppo, quando c'è di mezzo il CGIL, in questo caso, e Landini che chiama alla rivolta sociale, che ogni scusa è buona per protestare contro il governo, alla fine questo è quello che succede. Questo. Senta, guardi questo cartello, 1500, se lo manda la regia, grazie. 1590 scioperi proclamati nel Ma 2024. le par normale?
come parlo lei... normale. E dicono che c'è il fascismo, c'è il regime, 1590 scioperi proclamati e non è ancora finito l'anno. Poi detto questo, le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori per avere stipendi più alti e più sicurezza sul lavoro sono le mie. Io lo prendo il treno, io la prendo la metropolitana, io lo prendo l'autobus a Milano piuttosto che a Roma. Però un conto è battersi per aumentare la qualità di vita dei lavoratori, un conto è fare politica, perché questi scioperi, Paolo, ce lo diciamo sottovoce, sono un'arma politica contro Salvini, contro il governo, contro le destre, ma domani a piedi non ci rimani tu o non ci rimango io, ci rimangono milioni di italiani e io sono stufo e continuerò ad andare avanti sulla mia strada, mi attacchino quanto vogliono, perché chi è davanti alla televisione mi paga lo stipendio per fare viaggiare la gente, non per far scioperare quelli che non hanno voglia di fare niente. Ma guarda caso sempre il venerdì. Sempre gli scioperi il venerdì. Poi guarda caso, vorrebbe cambiare. Mai lo sciopero il mercoledì o il martedì, sempre o il lunedì o il venerdì lo sciopero. Che strano, eh? Sarà una coincidenza. Ma lei vorrebbe cambiare le regole del gioco? Sì, insieme ai sindacati, insieme ai lavoratori, non contro qualcuno. Perché se in un anno che non è ancora finito hanno proclamato 1500 scioperi, è chiaro che una parte di questi scioperi sono ragionevoli. Perché chi sciopera sul serio perde una giornata di stipendio. Però la stragrande maggioranza di questi scioperi sono scioperi ideologici. Gli NCC che c'erano in piazza oggi, quel signore che avete fatto vedere, era fino all'ultima volta un parlamentare del Partito Democratico. Io sto lavorando dopo anni di disinteresse per garantire ai taxi e agli NCC di lavorare serenamente, ognuno nel proprio settore, con più taxi che servono e più NCC, però combattendo l'abusivismo, gli abusivi, gli illegali, i clandestini, per quello che mi riguarda non devono poter lavorare in Italia e se a qualcuno non va bene mi spiace per lui. Senta Salvini, la Corte di Cassazione ha dato il via al referendum contro l'autonomia, e un provvedimento molto caro alla Lega, per tutta la storia della Lega, la storia federale, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. È preoccupato che possano gli italiani bocciare il referendum? No, gli italiani, io ogni volta che... Cioè bocciare non il referendum, l'autonomia? No, sono contento. E se dovessi spiegare in 20 secondi a chi è in studio, chi è a casa... Prego, prego. Cos'è spieghi, l'autonomia, spieghi. Perché uno dice l'autonomia è filosofia. Spieghi, spieghi. Molto semplicemente, oggi lo Stato esercita alcune funzioni in tutta Italia e non riesce a farle. Lo Stato è proprietario di alcuni musei, di alcuni beni culturali al sud e li tiene chiusi perché non ha personale, perché non ha soldi, perché non ha tempo. Allora l'autonomia significa dire: se lo Stato non riesce a darmi un servizio in Calabria o in Lombardia, io, governo locale, lo gestisco io quel museo, la gestisco io quella competenza. E invece di andare a Roma a aspettare per il passaporto, te lo fornisco io a livello locale, perdi meno tempo. Invece di avere il museo chiuso, te lo apro io e assumo persone e vendo biglietti. E coi soldi che risparmio, in Puglia o in Veneto, assumo un medico in più, assumo un infermiere in più. Autonomia significa meno sprechi. Chi ha paura dell'autonomia, Paolo? Non io, non te, non chi è in studio. I politici incapaci, soprattutto di alcune regioni del sud, che da 50 anni rubano i voti e non danno servizi ai loro cittadini. Allora. Perché se oggi in alcune regioni del sud le scuole, le strade o gli ospedali sono messi come sono messi, quanti cittadini pagano il biglietto aereo per venire dalle regioni del sud a farsi curare negli ospedali della Lombardia o del Veneto? Di chi è la colpa? Di Salvini? O dell'autonomia che non c'è o di Del Debbio, no, di alcuni certo. Politici chiacchieroni. Quindi l'autonomia toglie la maschera ai politici chiacchieroni. E quindi se ci sarà un referendum non vedo l'ora, perché io sono convinto che gli italiani siano più avanti di alcuni politici e di alcuni giudici. Allora, senta, questo era il video in questione. E abbiamo due cose di cui discutere, quindi abbiamo il discorso scioperi, che ho già espresso la mia opinione e alla fine poi l'ha ribadito anche Salvini, che non sono scioperi contro il suo lavoro effettivamente, ma è sciopero contro il governo, ed è sacrosanto pensarla così, perché alla fine abbiamo visto durante il corso degli anni che, cioè durante il corso di questo anno più che degli anni,
che obiettivamente stanno un po' fuori di testa, perché molte volte i scioperi sono fatti proprio solo ed esclusivamente per rompere le palle, cioè, diciamolo chiaramente. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, io penso che sia un'arma a doppio taglio, perché potrebbe essere ottima per alcune regioni, ma disastrosa per altre. Perché, come ha detto Salvini, se in Calabria, appunto, se ad esempio emerge la vera realtà di quello che cos'è il politico calabrese che si occupa, insomma, della gestione di determinati aspetti, ovviamente emergendo questa maschera i cittadini possono essere incazzati con quel politico lì. Il problema però è di altra natura, che noi ovviamente sappiamo al sud che tipo di, insomma, relazioni ci sono, anche un po' tra mafia e, tra virgolette, stato regionale, no? Se così lo voglio chiamare, in caso passasse questa autonomia differenziata. E queste relazioni un po' particolari potrebbero causare enormi problemi. Quindi staremo anche un po' a vedere. Poi magari può darsi che mi sbaglio, può darsi che ho ragione. Però fare come Salvini adesso in questo caso e dichiarare vittoria, insomma, in caso si andasse a un referendum, ancora prima di aver visto le cose, non so effettivamente quanto potrebbe essere positivo. Io penso che sia positiva per le regioni del centro-nord, ma per il sud ho i miei dubbi, anche se effettivamente se si trovasse un compromesso e politici che hanno effettivamente voglia di lavorare, voglia di cambiare le cose, allora questo potrebbe succedere. Però staremo a vedere. Detto ciò, io vi saluto. Prima di lasciarvi però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel mi piace e un commentino per farmi sapere cosa ne pensate. Inoltre, se volete supportarmi ulteriormente, io vi informo che è possibile abbonarsi. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!